Buongiorno bimbi, oggi lavoriamo insieme sul quaderno e voi invece farete degli esercizi da soli sul libro. Questo è il dettato che voi avete già fatto. Questa è la correzione. Vi leggo le frasi. 1. La bella e la bestia ballano insieme nel castello. 2. Mi piace Pollicino perché è furbo. Perché Pollicino è l'unica parola che ha la maiuscola? Perché è un nome di una persona, quindi la prima lettera del suo nome è sempre maiuscola. Oggi vi voglio raccontare di alcune parole con questo suono Q. Allora, noi abbiamo visto che il suono Q con la C davanti si trova sempre nelle parole della famiglia dell'acqua. Ma in realtà non è sempre detto, perché questo suono Q si scrive anche in alcune parole specifiche e sono scritte qui sotto. Andiamo a leggere prima le parole e poi il significato, e noi dobbiamo collegare il significato alla parola. Allora abbiamo la prima parola. Acquistare, acquirente, acquisto, nacque, tacque. Ma che cosa vogliono dire? Proviamo a leggere questi significati, quindi queste frasi. Nato molto tempo fa. Secondo voi, quale tra queste parole significa nato molto tempo fa? Se io dico acquistare vuol dire nato molto tempo fa? No. Acquirente neanche. Acquisto neanche. Nacque. Nacque sì. Nacque significa che sono nato molto tempo fa. Ad esempio, io posso dire questo gatto nacque molto tempo fa. Oppure questo gatto è nato molto tempo fa. Quindi, uniamo, andiamo avanti. Comperare oppure comprare, la stessa cosa. Quali tra queste parole significa comprare? Acquistare, la stessa cosa. Quindi io posso dire sono andato a comprare dei pesci oppure sono andato ad acquistare dei pesci, sto dicendo la stessa cosa. Queste due parole si dicono sinonimi, hanno lo stesso significato. Restò in silenzio. Allora, una di queste parole vuol dire che qualcuno restò in silenzio. Quando noi diciamo, ad esempio, il Signore restò in silenzio, io posso dire con una sola parola. Ad esempio, il Signore tacque. Io posso dire il Signore restò in silenzio oppure il Signore tacque. La persona che compera o compra qualcosa. Come si chiama la persona che compra qualcosa? Acquirente. Posso dire, ad esempio, al supermercato una persona ha comprato dei fiori, oppure posso dire al supermercato c'è stato un acquirente di fiori. L'ultima frase, oggetto che viene comperato o comprato. Come si dice? Acquisto, ma certo. La signora sta portando a casa l'acquisto che ha fatto, oppure la signora ha portato a casa l'oggetto che ha comprato. Ma adesso vi voglio raccontare di un signore che si chiama Professor Grammaticus, che siccome ha visto che tantissime persone fanno errori, non sanno scrivere bene le parole, non sanno scrivere bene i suoni, va di città in città, di paese in paese, a caccia degli errori ed è arrivato in un paesino in cui qualcuno fa un errore clamoroso, andiamolo a scoprire.
Voi ascoltate mentre io vi leggo, oppure potete seguire anche voi insieme a me. Aiuto! Da qualche giorno, ahi noi, che succede? Dall'acqua è scomparsa la Q. Evaporata, si vede. Ma intanto, con quest'acqua, dimmi tu, che ci fai? Quindi vedete, acqua senza Q. Non ci si può navigare, non ci si può fare il bucato, non fa girare le ruote dei mulini, le pale dei battellini. La cosa più lagrimabile, che ti fa piangere, è che l'acqua senza Q non è potabile. La volete sapere tutta? Si tratta di un'acqua asciutta. Che ne dite? Che faremo? Di fame moriremo? Avvisate il comune, il prefetto, il presidente. Oppure correggete l'errore, non ci vuole niente. Che cosa ha scoperto il professor Grammaticus? Ha scoperto che in un paesino non sapevano scrivere acqua con la Q, perché come sapete ci deve essere sempre la C e poi la Q. Adesso invece vi faccio vedere come non fare questi errori, perché c'è una regolina che ci può aiutare. Leggiamola insieme. Osservate bene che cosa ci dice questa matita. Il gruppo Q, quindi la Q con la Q e la U, è seguito da una vocale e abbiamo detto che forma le sillabe qua, que, qui, quo. Mentre il gruppo Q, quindi CU, preferisce una consonante. Leggi che cosa dice la matita e completa le parole. Questo che cos'è? L'abbiamo imparato. Quadrifoglio con la Q. Poi abbiamo cuscino. Siccome c'è una consonante, non possiamo mettere il suono Q, ma dobbiamo mettere il suono Q con la C. Poi abbiamo quaderno. C'è una vocale, quindi dobbiamo mettere il suono Q. Quercia. Il suono Q. Cupola, come vedete questa parte di una chiesa. Cupola si scrive con la C perché dopo ha una consonante, quindi la regola dice che se c'è una consonante dopo il suono noi dobbiamo mettere la C e non la Q. Poi vediamo culla, 15, c'è una vocale, cuffia, c'è una consonante, quindi dobbiamo mettere il suono Q con la C. Cubo. C'è una consonante, quindi dobbiamo mettere il suono Q, però con la C. Liquore. C'è una vocale, quindi forma il suono quo, e quindi noi dobbiamo mettere Q. Incudine, che è questo oggetto. C'è una consonante, quindi dobbiamo inserire la Q con la C. Curva. È la curva, ad esempio, che fa la strada. Quindi c'è una R, una consonante, e ci vuole il suono Q. Ci sono però delle parole capricciose che non seguono questa regola. Vediamo un po' quali sono. Ad esempio, cuore. Come vedete, qui c'è il suono Q e dopo c'è una vocale. Allora, se c'è una vocale, abbiamo detto che bisognava scrivere Q con la Q, non con la C. E invece no. E la parola cuore è capricciosa, non vuole che si scriva con la Q. La stessa cosa vale anche per la parola scuola. Abbiamo Q e dopo c'è una vocale. E invece non vuole che si scriva con la Q, perché è capricciosa e noi la dobbiamo scrivere con la C. La stessa cosa vale per la parola cuoco. Inizia con Q, vedete, e dopo c'è una vocale, ma in realtà non vuole che si scriva con la Q, ma con la C. La stessa cosa di cuoio, che è un tipo di materiale. C'è una vocale, però non vuole che si scriva con la Q. Ve le dovete proprio ricordare bene queste parole capricciose, perché se no si offendono se le scrivete con la Q, si arrabbiano. Allora, vediamo se abbiamo imparato a scrivere correttamente le parole con i suoni Q, con la C oppure con la Q. Cerchia le parole che contengono Q
con la C e Q con la Q. E il mio cane Ringo se ne sta spesso nella sua cuccia, tranquillo e quieto. Che è la stessa cosa, eh? Si sveglia solo quando sente arrivare dalla cucina il profumo dei piatti squisiti preparati dalla nostra cuoca Evelina. Si scuote anche quando lo chiamo per portarlo fuori. Quando faccio in bici il circuito della ciclabile, oppure quando con la mia squadra di amici vado a giocare nei prati. Riscrivi al posto giusto le parole che accerchiamo. Abbiamo cuccia, tranquillo, quieto, quando, cucina, squisiti, cuoca. Scuote, di nuovo Ora quando, circuito, squadra. Adesso riscriviamo tutte le parole che abbiamo cerchiato nel contenitore giusto. Vi do del tempo per farlo da soli e poi vi inserisco la correzione. Per vedere se abbiamo scritto bene, dobbiamo controllare se dopo il suono Q c'è una vocale o una consonante. Tranquillo, c'è una vocale, quindi ecco perché abbiamo scritto qui. Quieto, c'è una vocale. Quando, vocale. Squisiti, vocale. Squadra, vocale. Il suono Q. Ci dovrebbe essere una consonante, abbiamo detto. Infatti c'è una consonante e qui una consonante. E poi abbiamo tre parole che non ho inserito perché sono parole, abbiamo detto, capricciose. E sono queste parole. Cuoca, perché vedete c'è una vocale, e invece si scrivono con la C. Scuote, c'è una vocale. Invece si scrive con la C, e circuito, c'è una vocale, invece si scrive con la C. Scriviamole qui dentro. Ora leggiamo insieme cosa ci viene detto in basso a sinistra. Oltre a cuore, cuoco, cuoio e scuola, ci sono altre parole capricciose. Sono tutte parole con la CU, anche se dopo c'è una vocale. E abbiamo scuotere, percuotere, che significa picchiare, riscuotere, cioè prendere indietro del denaro, ad esempio, innocuo, una persona, ad esempio, che non fa male, circuito, scuoiare, togliere la pelle agli animali. Cospicuo, cioè tanto, arcuato, a forma di arco. Come vedete, in tutte queste parole c'è una vocale dopo il suono Q, ma nonostante questo, loro non vogliono che si scrivano con la Q. Come vi ho detto, si offendono, vi dovete ricordare. Buon lavoro e alla prossima!